Se io dovessi dire dove a mio avviso ci potrebbero essere delle opportunità di lavorare nel campo del fintech rispetto a quelli che sono i classici segmenti di mercato che vanno dai sistemi di pagamento alla sicurezza, alle piattaforme di software, io vederei due sostanzialmente campi in cui potrebbe valere la pena veramente investire, che sono quello della consulenza alle famiglie, agli investitori, e quello anche del peer-to-peer, come è già stato segnalato. Però qui vorrei, dopo due parole le voglio dire, le vorrei spendere, ma legato più che all'equity, ai prestiti, perché il mercato dell'equity, ho l'impressione che con crowdfunding, un po' con le iniziative pubbliche, con i private angel, insomma, ho l'impressione che tenda a essere un pochino ormai occupato, mentre per me c'è un grande spazio per lavorare sul peer-to-peer a livello di credito, a livello proprio di lending. La consulenza, perché mi piace insistere su questo tema? Sicuramente nella finanza, diciamo, siamo un po' indietro. Il problema è questo: c'è un problema di literacy, cioè noi in generale sappiamo poco di economia e pochissimo di finanza. Ci sono ricerche empiriche, fra l'altro svolte anche nel nostro dipartimento, che hanno evidenziato come dei grandi problemi relativi all'intermediazione, all'investimento di famiglie sia proprio legato alla scarsa conoscenza del mercato, degli strumenti e dell'opportunità di investimento. Il caso proprio che si cita nella letteratura è stato un po' il famoso decreto Bersani, che consentiva a chi aveva sottoscritto un mutuo di poter uscire dal mutuo se c'erano condizioni più favorevoli, è stato sfruttato da un numero di investitori risibile, pochissimo. Di chi sia stata la colpa, delle banche che non l'hanno detto, delle famiglie che non lo capivano, non sono certo in grado di dirlo, però il problema dell'informazione, il problema delle competenze è veramente un problema che c'è, e il fintech in questo ambito potrebbe effettivamente dare una risposta. Tutte molte iniziative, non ho idea con che grado di successo, non sono in grado di dirlo, non ha informazioni, però molte di queste alternative sono proprio legate, di quelle che sono già partite, a questo fenomeno, cioè dare consulenza a prezzi competitivi, molto bassi, alle persone che vogliono investire piccole somme di denaro. Questo copre questo problema di literacy, che a livello di finanza è veramente molto forte. D'altra parte, il CRIF nasce poi con una stessa logica, perché la differenza è che sostanzialmente qual è stata poi l'idea di CRIF? Diceva, c'era la centrale dei rischi di Banca d'Italia, che lasciava scoperta una moltitudine di imprese che sono quelli che facevano la realtà economica italiana, che gli fa detto, insomma, qui nessuno dà dati, nessuno lavora su questo tipo di imprese, qui c'è un settore dell'economia completamente non presidiato e noi ci lavoriamo. Se trasportate questo discorso a livello di investimenti di famiglie, vi trovate in una situazione di questo genere, cioè manca proprio qualcuno che possa dare informazioni a costi bassi, perché ancora non c'è sensibilità nell'investitore di pagare per avere delle informazioni. Non so se questo sia legato al costo eccessivo, però non c'è disponibilità anche a pagare, sicché il fintech potrebbe essere anche un modo per fornire questa attività di consulenza a prezzi limitati.